Tutti qui di Vos che vi parla vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. In questo episodio parlerò di una presenza di un nostro compagno di avventure che non ci abbandona mai e che anzi spesso ci salva ripetutamente la vita, ossia il nostro spettro. Partiamo da una semplice domanda: che cos'è uno spettro? Lo spettro è indubbiamente una piccola creatura meccanica, intriso del potere del viaggiatore, della luce del viaggiatore, che ci ha letteralmente riportati in vita. Infatti, come potete osservare nel trailer che ho messo di sottofondo, che era la storia di Zavala, possiamo osservare appunto che lo spettro ha la capacità vera e propria di riforgiare, di riplasmare il corpo di un umano, di un insonne o di un exo deceduto e di riportarlo alla vita. Il potere di cui è infuso lo spettro trae ovviamente le sue origini da un'altra grande macchina capace di dare la vita. Ovviamente sto parlando del viaggiatore, questa entità così evoluta e così potente da essere in grado di riplasmare un intero mondo, di terraformarlo per renderlo abitabile. Lo spettro replica le funzioni del viaggiatore in scala ridotta, anche se comunque riesce appunto a riplasmare la materia organica tanto da riportare in vita un corpo completamente morto. Lo spettro quindi ha un grandissimo potenziale, anche se comunque resta, diciamo, sempre un po' in secondo piano rispetto al guardiano stesso, nonostante abbia appunto questa abilità praticamente incredibile, che, sommata all'abilità appunto di rianimare il guardiano tutte le volte che vuole, ha permesso ai guardiani di vincere numerosissimi scontri. E anzi, spesso i nemici della luce si chiedono come facciano i guardiani a ritornare sempre in vita e, tra virgolette, non essere uccisi. Solo ad esempio l'Alveare ha trovato un metodo efficace per togliere appunto la luce e impedire questo tipo di ragionamento. In Destiny 2 inoltre abbiamo scoperto che il nostro spettro può curare il nostro guardiano, l'abbiamo visto nella missione storia che fa seguito alla caduta dalla torre quando Gaul ci scaraventa appunto di sotto, e può anche fare da canale per la luce stessa. Nel senso, quando noi ci rechiamo nella zona morta europea presso il frammento del viaggiatore, dove riceviamo sia le nuove sottoclassi sia quelle vecchie, lo spettro canalizza la luce del viaggiatore, ci spara un raggio di luce, diciamo così, che ci colpisce e ci infonde proprio di questa luce. Quindi lo spettro può canalizzare direttamente la luce del viaggiatore per trasferirla al guardiano. Un'abilità che non era stata vista come, scusate, non era mai stata vista prima di Destiny 2 e che potrebbe anche consentire in un futuro capitolo della saga di permetterci di apprendere appunto anche nuovi poteri della luce, perché noi abbiamo appreso per mente le classiche tre potenzialità, quindi arco, vuoto e solare, ma non si sa mai che lo spettro un giorno, sfruttando appunto il prisma della luce, possa donarci abilità che non abbiamo mai visto finora. Cosa abbiamo potuto osservare inoltre negli spettri, scusate, riguardo gli spettri in Destiny 2? Beh, adesso con l'imminente arrivo della prima espansione di Destiny, la maledizione di Osiride, abbiamo potuto apprezzare che alcuni spettri hanno una voce femminile. Infatti, Sagira, lo spettro di Osiride, che è molto legato allo stesso Osiride, hanno un rapporto davvero molto profondo, appunto possiede questa voce femminile, nonché una personalità piuttosto spiccata. Infatti, anche nel Grimorio possiamo leggere di spettri che sono scorbutici, di spettri che sono più scherzosi, di spettri che sono silenziosi, eccetera. Che quindi gli spettri presentano diverse personalità con diverse caratteristiche, appunto, sia dalla voce sia nel carattere. Purtroppo noi siamo abituati a avere sempre sostanzialmente lo stesso spettro con lo stesso carattere. Sarebbe stato molto bello magari poter scegliere il tipo di spettro anche a livello caratteriale e appunto del sesso della voce. Io, sinceramente, avrei preferito uno spettro con la voce femminile, perché non so, le IA con la voce femminile mi stanno più simpatiche delle IA con le voci maschili. Detto questo, il nostro spettro comunque resta sempre un fedelissimo compagno che ci ha tirato fuori da un sacco di situazioni nefaste, oltre ad essere in grado di aprire qualsiasi porta, come ironizza la stessa Eris Mor dicendo che il viaggiatore ha creato gli spettri per aprire porte, perché effettivamente in Destiny il nostro spettro è un chiavistello fantascientifico di proporzioni epiche, perché apre sostanzialmente qualsiasi cosa senza troppi problemi. Però vabbè, questo è anche il suo compito. Fatemi sapere cosa vi pensate voi dello spettro, se vi piacerebbe magari vedere un'evoluzione nella figura dello spettro in un futuro capitolo di Destiny, magari appunto potendo sceglierne il sesso, ma anche le caratteristiche. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ho anche una pagina Facebook Lorenzo Divus, ho aperto anche un canale Telegram, sempre Lorenzo Divus, dove potete iscrivervi, dove pubblicherò i video se volete appunto avere un altro modo per seguirmi. Ho aperto anche a questa possibilità. Vi ricordo che la maledizione di Osiride sta per uscire, uscirà il 5 dicembre. Ho dedicato alcuni video proprio a questa tematica, quindi se avete 2 secondi vi invito a guardarli e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!